Non so perché, però qualcosa mi dice che non avremo il pagliaccio nemmeno quest'oggi. Ma figo, lascia perdere che oggi non ho nemmeno la barba. Santo Dio, Frank. Comunque, bella ragazzi, sono Plane e bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5 con una nuova rampa. Quest'oggi, ombra, non so come chiamarla. Dovrebbe essere tipo la rampa blasfema perché c'è un qualche problema sul finale. Quindi molti veicoli potrebbero beccare delle grandissime stangate. Ma prima di cominciare questa tortuosa e difficilissima rampa, vi tracciamo un bel pollicione in su. Cerchiamo di arrivare almeno, non lo so, tanti like quanto poco intelligente Franklin. E commentatemi qua sotto con scritto. Ce l'ha fatta perfetta. Con scritto il tubo storto, perché è una sorta di tubo storto che ci sparerà verso le montagne. Quest'oggi vedremo finalmente quel fottuto pagliaccio vincere questa rampa. No. Aia. La traiettoria comunque è questa, cioè dovrebbe arrivare più verso le montagne, non per forza in questo vicolo di tossici. Andiamo subito col primo veicolo, ultimo dell'anno, ultimo pagliaccio dell'anno, mi raccomando, next one di Inchester. È tipo la terza rampa che mi inizia con una Chester. Riuscirà a fare sta rampa? Sì, ok. La cosa brutta è che qua in fondo delle volte si scannano. Ecco, è un po' tortuosa per il semplice fatto che non hanno le gomme da neve. Quindi fanno una figura di merda in pratica. Dove va questa? Non mi beccare nessuno. Buona donna, lei ha avuto un culo che manco sa lei quanto grande. Comunque, la sua posizione è questa. Dovrebbe in teoria non qualificarsi nemmeno. Ma sono fiducioso, ripeto. Io so che quest'oggi avremo il furgone col naso. Next one, Emperor Rabanero SUV. Riuscirà Rabanero a dimostrare ancora una volta di essere uno dei SUV migliori? Probabilmente sì. Dipende, perché anche questa parte finale è stronza. C'è stronza qua, ecco. Sì, drizzi, perfetto. E anche qua in fondo che tira delle stangate contro i veicoli allucinanti. E invece lo sta, cioè, allora ho detto, tirerà delle stangate allucinanti, sta facendo tutto perfetto. Cioè, stanno facendo i veicoli tutto quanto perfetto. Riuscirà a superarmi le case o forse no? Non me le supera, però come posizione non è niente male. Aia. Ok, fermati. Ha avuto un culo ad avere il guardrail qua dietro. Muretto, insomma, quello che è. Posizione niente male. Dovrebbe arrivare anche sul podio, forse. Cioè, oddio, non sul podio, però meno male. Secondo me è quarto, quinto, potrebbe arrivarci. Next one, abbiamo il powder. Mi faccio bene le cose. Ecco, i veicoli lunghi vanno bene, quindi nel caso di un barracks, attenzione, potrebbe essere pericolosa la cosa. Riuscirò. Perfetto. Cioè, me la fanno perfetta adesso. Io pensavo si incidentassero là sotto, invece niente. Cioè, meglio così. Dove andrà a finire il powder? Come? Ha fatto come l'Emperor Albanero? Ha fatto bene quest'oggi il powder. Si ferma prima però. Non scivoli giù, stia buono. Ecco, fermati, maledizione, fermati. Ok, non male. Cioè, devo dire che mi aspettavo molto peggio. Secondo posto al momento, nulla da dire. Ma ripeto, io voglio quel fottuto veicolo col naso che quest'oggi avremo. Porca vacca miseria, abbiamo Maybach Penumbra Sportive. Per favore, allora, ripeto, abbiamo già iniziato male. Dopo quattro veicoli ancora non ho il pagliaccio. Il pagliaccio non spawna da 62 anni. Si giri, non faccia così. Sì, porca vacca. Satana, potresti uscire dai miei veicoli, per favore? Beh, d'altronde, se la rampa blasfema ci sarà un motivo. Lei però sbatte qua sotto, eh. Cioè, lei c'ha un po' di veicoli ignorante. No, invece un cavolo. Meglio così. Non beccare il cartellone. Capisco che ti piacciono i cartelloni. Con le donne poco vestite, però, insomma. Terzo posto al momento, nulla da dire. Adesso però un bel pagliaccio. Dico bene? No. Bravo Bison, riuscirà il Bison quest'oggi a farmi le cose belle nella rampa, appunto, che è stata la rampa, non mi ricordo il nome, ha fatto bene. Quindi quest'oggi mi aspetto le cose belle da lei, se non si ribalta l'ha fatta bene. Non ti schiantare qua sotto, non ti schiantare, non ti schiantare, non si schianta nessuno. Cioè, ok, allora niente, non sarà la rampa blasfema, sarà la rampa sulle montagne, non lo so, senza pagliaccio, perché il pagliaccio non l'avremo. Meglio dell'Emperor Banner, attenzione, forse mi fa il primo posto il Bison. Cioè, meglio di un SUV addirittura. Si fermi però. Raga, primo posto per Vado Bison, io non so cosa mette nel carburatore ultimamente, ma... Cioè, secondo me si droga. Adesso per un furgone. Abbiamo già iniziato da un po'. Niente furgoni. Ci abbiamo un Emperor con un carretto nel culo. Cioè, ditemi voi se poteva finire meglio l'anno. Si stacchi di qui. La smetta. Ok, con calma. Allora, dopo aver assistito a, diciamo, l'abuso di un carretto ai danni dell'Emperor, ci tocca anche vedere sto schifo di veicolo. Mi raccomando, si schianti là sotto. Deve andare con le ruote, ignorante di un veicolo. Si giri, dove sta andando? Non sei la slitta di Babbo Natale, ti puoi girare per favore? Allora, i veicoli con lo stesso destino potranno ripartire unicamente da sta rampa finale. Non potranno ripercorrere tutto il tubo. Quindi l'Emperor con buona probabilità, quest'ultimo dell'anno, non la vedremo sul podio. Meno male. Va sul tetto? Sì, è proprio, diciamo, la macchina di Babbo Natale. Nemmeno va nel coso dei drogati, nel vicolo dei drogati. Tanto meglio così. La sua posizione fa schifo, ma al momento tutte le cose sono a favore. Emperor già fuori dai giochi. Guarda, ci manca solo uno speedo fuori dai giochi, un pagliaccio vincitore, poi siamo a posto. Il powder l'ho già avuto, next one a Dominator senza le scritte. Cioè, insomma, non è da gara. Riuscirà la Dominator a farmi le cose belle? La Dominator è molto buona. Io confido in lei, so che quest'oggi può vincere. No, deve vincere il pagliaccio, quindi non vinca. Ha fatto bene, ok. Se non si schianta qua sotto, fa le cose bellissime. Ecco, è questo che diceva all'inizio: che i veicoli si schiantano praticamente qua con un muro invisibile. Che non so manco io cosa sia, però i primi sono andati bene. Adesso cominciano a fare dei danni. Quindi, forse la rampa blasfema si dimostra per quello che è. Riuscirà almeno a uscire ai 300? Sì, il salto però farà schifo. Non riuscirà a beccare manco la terza posizione, manco la quarta. Forse la quarta, sì. No, secondo me la mantiene la penombra. Non lo so. Dove va? Sul tetto? Ok, tipo, ok. Poco più dell'Emperor.
mezza di scritte, va bene. Si ingruppa una lettera, ma lasciamo perdere questo. Quinto posto al momento, poteva far meglio, peccato per l'incidente. E adesso, next one, Vapid, furgone del clown, furgoni. No, abbiamo la Pigalle è buona, non si incidenti, dai per favore. È riuscita a saltare, cosa che ha saltato? Un powder, è riuscita a saltare. Buongiorno signor aereo, è riuscita a saltare la cosa, non mi ricordo il nome. Questa non salta, ha dato una botta allucinante. Dai, porca vacca, mi vengono i buoni, tipo la Dominator di questo, mi devi far floppare. C'è un colpo al cuore. Dove va? Mi supera almeno la Dominator? In teoria sì, in teoria forse leggermente meglio della Dominator, non lo so. Cioè no, la Dominator è stata di più forse. Non contro... Ecco, grazie, attenzione che è stata indirizzata bene. Cioè ci ha avuto un culo che è allucinante, ha fatto il pinball con i veicoli ed è stata sparata qua in fondo. Dovrebbe essere addirittura avanti alla penombra. Quarto posto, mi sembra. Quarto posto, raga. La Pigalle non si comporta male quest'oggi. Recupera sul finale un atterraggio orribile. Next one, abbiamo... Virgo, ok. No, seriamente. Tutti i veicoli con questa struttura ricordano l'Emperor. Cioè, non so per quale motivo, ma... Devo avere tipo il morbo dell'Emperor, una roba simile. Lei non mi salti bene, mi salti bene, non si schianti. Ok, perfetto. Devo capire il modo per non farle schiantare, che non è facile. Perché tipo, se prendo da lì... Cioè, ho fatto qualche test prima con l'811. Cioè, tipo, quattro volte schiantata. La volta che ho fatto il test registrando, niente. Quindi, dove va? Nel garage qua dentro? Esatto, aia. Ok, allora, non dovrebbe aver superato la Pigalle, però ha fatto una gran posizione. Oh sì, l'ha superata al momento quarto posto. Cioè, raga, la Virgo ultimamente scomoda. Ma mai contro il pagliaccio che spunterà ora. Next one. No, però brutte camper furgoni. Il camper è buono. Non si azzardi a schiantarsi là in fondo, perché lei può farmi le cose belle. Attenzione, vediamo un secondo. Neanche qua, No, no, si fermi un attimo, Frank. Prendi il camper prima che vada giù. Prendi il camper. Non lo prende. Niente da fare. Peccato, camper perso. Peccato per il camper, posso dire solo questo, è caduto in guerra. Next one, abbiamo Buffalo S. Sportive. Riuscirà la Buffalo a farmi... No? Secondo me si schianta. Cioè, non lo so, ormai è una scommessa. Sì, ma si schianta, intendevo là in fondo, non qui. Fermati, Frank, veloce, prendi la macchina prima che vada di sotto. Perfetto, si è salvata. Preferivo se salvasse il camper, dei due, ma va bene lo stesso. Riuscirà a fare, non lo so, la quinta posizione. Secondo me no, secondo me si stampa qua in fondo. Spero di no, però è probabile. Non si è stampata, magari c'è una soglia di velocità che non le fa schiantare, non lo so, non ne sono così tanto sicuro. Il salto è buono, meglio della Pigalle, meglio anche della Virgo. C'è la Buffalo, il Mesa, il Bison, si sono svegliati strani ultimamente. Dove va? Sul tetto, ok, Santa Claus mode. Dovrebbe essere quarto, direi. Allora, sono spawnati già troppi veicoli e troppi pochi pagliacci. Next one, the classe Sabre Turbo. Ha fatto benissimo nella rampa, quella con il tubo grosso, mi sembra quella, tra l'altro una delle rampe più belle. Mi sembra quella dove ha vinto l'imponte rottame muscle. Quest'oggi no, quest'oggi ha beccato il muro invisibile e l'abbiamo persa per sempre, ma ok. Next one, io me lo sento, questa volta Freddy il rimorchio. No, abbiamo la Vapid Hot Knife, perché? Vada bene, mi raccomando. Cos'è successo? Si fermi, dove sta andando? Si è fermata qua in fondo, io non so cosa dire. Il salto fa schifo, non mi aspetto assolutamente nulla. Lei secondo me finisce sopra al coso, al troiaio qua. Non lo so, oppure la discoteca. Sul cartellone, non sul cartellone. Aia, ok. Sì, sulla discoteca, non vada sotto che c'è la gente. Ok, posizione orribile, lasciamola perdere. Però leggermente meglio dell'Emperor forse, ma non ne sono così tanto sicuro. Next one, the class Tornado Custom. Abbiamo veicoli buoni proprio per quest'ultimo dell'anno. Quindi ripeto, io mi aspetto un bel Freddy il pagliaccio. Anche se sono sicuro, raga, che nella prossima rampa, nella prossima ancora, lo avremo. Va sulla casa, sì, aia. Come atterraggio però è perfetto. Posizione un po' strampalata, ma lasciamo perdere. Frank, adesso scendi senza ammazzarti, mi raccomando. Sul coso, perfetto, piano. Ho detto piano, aia. Ok, prossimo veicolo, de classe, brutto furgone, no, abbiamo la Massacro, anche la Massacro spunta troppo spesso e fa troppo schifo, basta, cioè per carità, anche lei la smetta di spawnare al suo posto, non lo so, non potrebbe esserci, cavolo ne so, anche uno Yuga, che tra l'altro non spawna da un bel po', o un Paradise, che pare anche quello scomparso, ha fatto tipo come la Tornado, un po' peggio però, perché la Tornado almeno è stata indirizzata là in fondo, questo va contro, niente, sulla strada però, va bene lo stesso, è stato bellissimo, dicevo un furgone. Che non sia lo Speedo, no, la Spectre Custom, anche lei, per favore. Se evita di spawnarmi è meglio, mi fa venire meno le convulsioni, sarebbe molto bella come cosa. Non si distrugga sul tubo, vado bene, si schianterà qua sotto perché me lo sento. No, cioè i veicoli schifosi qua sotto fanno le cose perfette, i veicoli buoni si distruggono, ma va bene uguale. Dove sta andando? Lei mi arriva, attenzione perché forse mi fa come la Virgo, un po' meno della Virgo, secondo me va in quel viottolo qua, questa sorta di cosa, si ingroppa. Con il coso, peccato per la rampa al contrario. Comunque direi sia il momento sestimo posto, una roba simile, non lo so, non si capisce niente. Prossimo veicolo randomizzato, ma basta per favore, datemi un burrito, un rumpo, una roba simile, una bella sfida all'ultimo dell'anno, burrito versus rumpo, sarebbe veramente atomica la cosa, anche se so già che stia buona lei, anche se so già che per l'ultimo dell'anno questa rampa potrebbe vincerla, sicuramente non l'Asia che si stampa. Dicevo potrebbe vincerla, non lo so.
il pagliaccio. Io, raga, sono sicuro che il veicolo, appunto, con il naso quest'oggi farà le cose belle. Ok, forse sono troppo ottimista. Prossimo veicolo, un bel Barrax, anche l'ultimo dell'anno, beef commerciale. Attenzione, furgone della polizia emergenza, è tornato cattivissimo ultimamente, furgone della polizia, dopo appunto un periodo di stop. E adesso una bella sfida, non lo so, questo contro il Paradise. Stia buono lei, buono, ho detto buono, ho detto buono. Per favore, lei si stamperà là sotto, lo so. Dai, per una volta che c'è un veicolo buono, stia fermo. Cioè, rendiamoci conto, per il momento l'Asia ha avuto più controllo di lei. Se mi si stampa anche qua in fondo, io la mando a fare in culo, no? Perfetto, i 400 non me li tocca, però il salto è molto buono. Lei è un furgone, almeno il quarto posto, no? Forse sono... cioè, insomma, sono troppo esigente, mi va sulle case. Niente da fare, peccato appunto per il tubo che gli fa perdere un sacco di posizioni. Torna anche indietro, ho avuto una sfiga allucinante. Peccato per il furgone della polizia perché meritava tanto. Siamo arrivati col prossimo veicolo che sarà sicuramente un veicolo grosso. Next one, non questo. Porca vacca, Karim BJXL SUV. Lei sono sicuro che mi farà le cose belle perché è un veicolo inutile, tra virgolette. Cioè non inutile, però che non mi fa niente di solito. No, si è stampato, fermati. Lasciamo perdere. C'è da dire una cosa però, centrare i buchi è bravo. Next one, io me lo sento, Freddy il pagliaccio. Ma che... Karim Sultan sportive, basta. Io adesso il pagliaccio non lo chiamerò più perché so che anche quest'oggi c'è la buca, raga. Il pagliaccio spawnerà nell'anno prossimo, ne sono sicuro al 200%. Girati bene, non ti schiantare. Un martirio. Si sta rivelando la rampa blasfema, lo so. Next one abbiamo, ma per... cioè, per quale motivo? Posso sapere perché devo utilizzare una grotti brioso che fa schifo? La prego, si stampi qua in cima, per favore, qua sopra. Sì, bellissimo. Bellissimo, no, cioè no, non si azzardi a salvarsi, cioè per l'amor di Dio, vada fuori, vada fuori, vada fuori, anche se io sono costretto comunque a farla salvare. Sì, fermi, fermati, ecco, peccato, no, fermati un attimo, si è sfondata qualcosa, non volta più, non volta, si sono rotte le ruote. Oh mio Dio, come mi dispiace, next one, adesso, oddio santissimo, abbiamo il contender, va Bit Contender SUV, riuscirà a tenere in alto l'onore dei SUV, al momento portato in alto dal Labanero che sta facendo benissimo, non lo so, lei si stamperà qua sotto, me lo sento. Ci avrei scommesso. L'ipota uno dopo l'altro i veicoli. Più che la rampa blasfema sarebbe la rampa assassina, una roba simile. Next one, purtroppo. Vapid, Speedo furgoni. Ma con tutti i furgoni Vapid che mi potevi tirare fuori. Ma proprio questo schifo. Cioè non poteva essere Vapid furgone del clown furgoni. Ce ne sono solo due. Cioè tre adesso col custom. Me lo fa benissimo. Non è normale sta cosa. Si stampi. Ha fatto quasi il record di velocità dei 500 km/h. Adesso mi fa anche il podio. Ditemi voi se devo terminare il 2018 con la rampa, con la vittoria dello Speedo. Cioè mi sembra proprio la presa per il culo. Cioè, non lo so, cazzo, diventano stambecco, fammela in cima. Non so cosa dire, purtroppo, al momento va Bit Speedo Furgone in prima posizione. Ma io ci credo, un The Class Gang o un Barrax può ancora salvarci. Non dico nulla perché podio me lo farà sicuro, ci è arrivato lontanissimo rispetto agli altri. Next one, abbiamo Grot X80 Proto, però potrebbe anche vincere. E spero assolutamente di no, non si stampi qua in fondo, non si stampi. Non si è stampato, che strano. Vediamo un attimo, il salto è molto buono, attenzione, dove mi andrà questo? Secondo me vi finirà dove è arrivato il Powder. Forse sono troppo ottimista. Dall'811 nel buco, no, dalla virgo. Nel vicolo, cioè, meno della virgo. Però attenzione perché ha rimbalzato ma si ferma sul tetto. Meno della virgo però supera il furgone della polizia, non male. Ma è possibile che l'ultima rampa dell'anno deve essere vinta da uno Speedo? Io non ci posso credere, non lo voglio assolutamente. Next one, Park Ranger. Per favore, signor Ranger dei boschi, faccia le cose belle. Si, non lo so, si fumi qualche pianta. Mi arrivi davanti? No. Si giri, ok. Un po' incidentoso, eh. Non si schianti per carità, non si schianti per carità. Non si è schiantato però. Cioè, insomma, non si è schiantato. Una mezza botta la data. Dove va? Va, forse... no, sì, no. Forse va... non lo so. Se becca la strada fa bene. Se mi becca... nessuna macchina, nessuna macchina! Santa madre di Dio, ha fatto lo schiaccianoci. Mi scusi, buon uomo. Poteva passare più tardi, eh. Vabbè. Comunque, schiaccianoci a parte una porcheria. Vai, porca miseria. Un pagliaccio, maledizione. C'è due Emperor addirittura. Cioè, non lo so. Cos'è sta congiura? Next one, abbiamo la Roosevelt. Anche da lei non mi aspetto assolutamente nulla. Mi faccia le cose che può fare. Secondo me lei potrebbe stamparsi da sotto. Forse, cioè non lo so, ipotesi. O anche qua. No, me l'ha fatta perfetta. Volete scommettere che addirittura questa riesce a saltare? C'è una congiura. Ah, ecco, volevo ben dire. Dai, oh, un bel Barrax, un beef commerciale. Veicoli grossi, per favore. Next one, Albany, Washington, Berlino. Attenzione, la Washington è buona, può salvarci questo fine anno. Quindi per favore faccia le cose belle. I 500 li ha quasi presi, ha fatto tutto perfetto. Io ho un sogno che Albany, Washington, Berlino in prima posizione. Davanti a quello schifo di Speedo. Non contro la pioppa, non contro la pioppa. Ha beccato il murettino qua, questa roba fatta di legno. Ma è possibile, è una congiura. Purtroppo Speedo ancora in testa. Cioè, raga, mi viene da piangere. Cioè, veramente non c'è speranza. Next one, abbiamo ancora. Cioè, anche Speedo Custom. Cioè, tre furgoni fa la Vapid. Fa lo Speedo Custom e fa il pagliaccio.
Manca solo il pagliaccio, quindi a sto punto io mi aspetto, me lo posso tirare fuori. C'è Satana dentro sto furgone, già lo sapevo però. Dove sta andando? Dove va? Fermati un attimo. Si è salvato? Purtroppo. Dove andrà? Questo farà schifo, cioè me lo sento. I 300 me li becca almeno d'uscita, sì. 300 presi, però secondo me potrebbe andare nella strada. Farà tipo come la Pigalle, o meno. No, sono troppo ambizioso, va sulla... sulla casa. Poi va nel vicolo dei tossici, ok. Allora, non fatemi diventare scemo. Next one, abbiamo... Porca miseria, la Surano. Ma dico io. Anche un burrito che non sta spawnando. Satana. Non so che dire. C'è Satana dentro sti veicoli ultimamente. C'è nei veicoli. Più che altro sul finale della rampa. Ha fatto un po' di casino, eh. Prossimo veicolo. Ne sono sicuro. Potevamo terminare l'anno in un modo migliore. Il Santo Spirito. Ci mancava solamente il coso. Ci manca solamente l'anno e siamo a posto. Next one, Tornado. Prima la Tornado Custom e adesso la Tornado. Riuscirà lei a tenere altro? L'onore delle sportive classiche, non ne ho idea. Se è distrutta. Arrivederci, è stato veramente bello. Cioè, mi sta potando tutti i veicoli sta rampa. Quelli buoni, tra virgolette. Next one, abbiamo la Kuruma. La Kuruma, vincitrice, tra l'altro, di una rampa. Non si vedeva vincere una Kuruma da non so quanto tempo. Cioè, oddio, non si era mai vista. Attenzione, ha fatto le cose belle. Raga, la Kuruma si droga. Io non so cosa dire. Non ha mai fatto nulla di buono questa macchina, assolutamente mai. Però ultimamente, raga, cioè, boh, non lo so. Dove va? In mezzo al buco? Ha fatto il pinball, ok. Non prende posizione, però, raga, la Kuruma si sta rivelando cattiva. Potremmo averla buona col prossimo anno, non lo so. Next one, abbiamo un elicottero che non serve a niente. E abbiamo la Fusilade, una delle poche sportive che potrebbe dare, non lo so, una speranza di quinto posto. Non ho idea. Se non si schianta come cima, ovviamente, stia buona. Ok, riuscirà a farmi il salto buono. No, si stampa. Ci avrei scommesso. I 300 però me li prende meglio dello Speedo Custom. Che lo Speedo Custom comunque fa schifo, quindi non dico assolutamente nulla. Dove va? Forse lei mi raggiunge la Pigalle. No. Contro il cartellone. Raga, non mancano molti veicoli. Dopodiché chiuderemo quest'anno purtroppo senza pagliaccio. Next one, when is si combatte. Per favore, lei mi faccia qualcosa di fatto bene. Riuscirà a uscirmi almeno i 400. Se non si stampa, sì. Però vedendo che si stampa già qua in fondo, riprenda il giro. No, non col tettuccio. Deve andare con le ruote. Con le ruote deve andare. Maledizione. Si è completamente distrutta. Si giri un attimo. Si giri, per favore. Non si schianti a sto punto. Con sta velocità non dovrebbe schiantarsi. Dico bene. Non si schianta, però i 400 me li prende. No, 330. Non dico nulla, cioè almeno ci ha provato, mi farà una porcheria. Dove va? Dove è arrivata la Dominator? Più o meno sì, un po' meno, ok. E si fermerà? Sì? No? Sì. Ok, dai, un bel barrax, un beef commerciale non può vincere lo speedo quest'oggi. Next one abbiamo Virgo Custom, riuscirà lei almeno a non schiantarsi da sotto? Secondo me lei fa un cioè da un colpo, una botta. No, è andata bene, io ci credo, lei può superare almeno il powder o l'abanero. Cioè, penso. Non so per quale motivo le maschere ultimamente si drogano, perché fanno delle cose che sono allucinanti. Faccio lo stambecco, vado su, cioè per un qualche miracolo. No, comunque per una maschera è già tanto, non dico assolutamente nulla. Sesta posizione, non male. Ma già che siamo in tema di maschera, anche una Ruiner sarebbe bella. Next one, abbiamo questa volta Freddy il coso, il... non lo so, comunque la macchina del, non lo so, del padre di famiglia, che non ne ho idea, va a battone. Una roba simile, non so per quale motivo, però non si distrugga. I veicoli di merda non si distruggono, io non so per quale motivo. Forse c'è un tipo di velocità che devo prendere per non schiantarmi, non ne ho idea. Come la Dominator? Come la Dominator? Aia. No, meglio comunque. Ma lasciamo perdere. Ragazzi, siamo agli sgoccioli, non ci credo manco più. Prossimo veicolo, abbiamo la Cognoscenti. Lei doveva esserci per forza, ma un burrito per terminare la fine dell'anno, no, eh. C'è nessun The Classe Gang, nessun burrito, bello, bello, niente. Non schiantarti, non sei schiantata, è già un miracolo questo. Riuscirà a farmi bene? No, si stampa. Ci avrei scommesso. Ma qualche veicolo che non si incidenta, no, eh. Next one, abbiamo la Ingot. Lei, secondo me, è proprio predisposta a fare gli incidenti. Poi non lo so, non gliela voglio tirare, ma è probabile. Vediamo un attimo quanto riuscirà a uscire sta macchina. Ci ha messo poco a uscire, c'è da dire questo. Ho detto un veicolo capace di non incidentarsi alla prima curva. L'ho già avuta la Kuruma. Ok, abbiamo la macchina vasca da bagno. Sia buona, è un po' selvaggia, ha perso un po' di spinta, però è ancora viva. Non si schianti, dove sta andando? È pazza sta macchina, cioè scema completamente. Raga, è tutto finito, ultimo veicolo randomizzato. O uscirà adesso o non uscirà mai più. Raga, niente da fare. Terminiamo quest'anno senza pagliaccio. Next one, Benfactor XLS. Cioè raga, non solo terminiamo l'anno senza. Ho fatto perfetto, attenzione, io sto zitto perché può ancora farmi le cose belle, può salvarci. Forse un XLS, no. Non ci salva, raga, purtroppo terminiamo l'anno senza pagliaccio, ma soprattutto con uno speedo vincitore. Cioè, peggio di così non poteva andare. Niente burrito, niente rumpo, niente barrax, niente beef commerciali. Però l'XLS prende posizione, quindi per questo verso tanta roba per il SUV. Niente da dire, ombre, io vi auguro un buon anno. Figo, adesso con permesso me ne vado a buttare. Che scopo, capodanno, scopo tutto là. Ma tanto, Frank, tu lo fai lo stesso. Vabbè, figo, metti che un giorno divento matto, non si può mai sapere. Frank, ne dubito fortemente, ma facciamo una cosa. Lasciamo perdere che è meglio, terminiamo almeno quest'anno in un modo decente. Figo, infatti che ho detto, termino andando a buttare. Meglio di così. Come non detto, Frank, lasciamo perdere.